Allora, perché qui c'è una difficoltà? Perché quando si va a stendere il corpo sul sedile non è più possibile fare quei movimenti laterali che istintivamente, intuitivamente, aiutano moltissimo a mantenere l'equilibrio. Quindi come ci si stende sul sedile, al di là del fatto che i pesi sono diversamente distribuiti e sull'anteriore c'è molto più peso rispetto alla graziella e più inerzia delle gambe che devono seguire tutta la bici, abbiamo il problema che il nostro equilibrio a questo punto dipenderà in maniera esclusiva dai movimenti sul minimo. Il passaggio da bici normale a questa all'inizio è uno spavento. In realtà può non essere uno spavento con un paio di trucchi che questo è il momento di illustrare. Allora, la prima presa di contatto può essere fatta trattando la bicicletta come una draisina. La draisina era un antesignana della bicicletta, dove bisognava spingersi con le gambe, però c'era comunque uno sterzo, quindi più o meno così. In realtà con questo sistema non si impara molto, si prende solo contatto e confidenza, magari ci si fa passare un po' di paura all'inizio, perché si sente già come si comporta lo sterzo, che in realtà è un movimento diverso dalla graziella, serve il fatto che ci carichiamo su un po' più di peso. Allora, si provo. Sollevo i piedi e cerco di muovere. Il manubrio e cominciare a sentire come si muove la bicicletta, però si noterà forse dal video che non posso muovere la bici rispetto alla corda destra e sinistra e andare a fare quello che mi aiuta sulla bicicletta tradizionale a compensare. Passo numero 2, la stessa cosa, quindi rigorosamente con la schiena staccata dal sedile in modo da poter fare questo movimento, si vede meglio di fronte. Per poter fare questo movimento qui e rendere più facile la presa di contatto iniziale. Parto, partenza con la schiena su, attaccati ma non aggrappati completamente al manubrio e pronti subito a governarlo. Magari facciamo solo mezza pedalata con un piede sul pedale e l'altra gamba pronta alla progressa. È una buona cosa cercare di dare una spinta all'iniziale abbastanza intensa, perché anche sulla bicicletta normale andare troppo lenti vuol dire fare più fatica a mantenere l'equilibrio. A questo punto passiamo allo step successivo, cioè tiriamo tutte e due le gambe sui pedali. Vedete come posso muovere la bici lateralmente, no? È molto facile. Ah, scusate, è molto facile per me, che non ero lì, sono abituato a usare altri. Anche con la schiena appoggiata. Volevo far notare una cosa che riguarda questa bici, ma in realtà molte bici della tipologia passo corto, che vedo che sono molto diffuse per diversi motivi di leggerezza, aerodinamica, eccetera, può esserci, a seconda della regolazione, la posizione dei pedali, può esserci la possibilità di un'interferenza tra la ruota e il tallone. Allora, questa non è una cosa che deve preoccupare e spaventare, nella misura in cui i pedali comunque non interferiscono con la ruota direttamente, per due motivi. Primo perché innanzitutto non siamo obbligati a tenere il piede così, non possiamo tirare su così, per cui
non è normale pedalare così, ma se siamo in una manovra stretta, ricordiamocelo, pieghiamo la caviglia e la ruota passa senza prendere dentro i piedi. Non solo, se può anche pedalare così, vi faccio vedere. Faccio solo dei brevi movimenti dei pedali e do delle spintarelle. Non è assolutamente una cosa difficile. Non è assolutamente una cosa impossibile da imparare. Ed è quello che, soffesa nel traffico, negli spazi aperti, poi si fa. È una cosa che in realtà si impara anche con la bicicletta normale, perché ci sono diverse bici che hanno i pedali così avanti che si tocca la punta del piede sulla ruota anteriore. E quindi si impara a fare solo mezzo giro di pedale per volta. Possiamo finalmente, facciamo il grande passo, appoggeremo la schiena completamente. Una dritta che vi do è che in realtà non serve solo per quando si impara la prima volta, ma che può essere utile sempre quando si gira nel traffico, quando si parte da fermo in generale, quando si fa un tornante, magari in salita. La schiena teniamola sempre staccata dal sedile finché non siamo in condizione di marcia regolare. Quindi io tranquillamente parto tutti i giorni della mia vita, sia il primo sia l'ultimo dose della retinata, così, e poi mi stringo. Ora, se non faccio una figuraccia, ormai ho imparato anche a gestire la bicicletta stando sdraiato, però noterete quanto muovo di più il manubrio per controllare l'equilibrio rispetto a come facevo prima. Prima intendo quando avevo la schiena staccata dal sedile. E questo è molto semplice, proprio per quello che dicevo prima, e cioè per il fatto che mi manca una componente istintiva e intuitiva molto che rende più facile mantenere l'equilibrio. E quindi ho dovuto imparare a usare essenzialmente manubrio e braccio per mantenere l'equilibrio, e quindi i passaggi più stretti mi diventa così lo schema dell'equilibrio. Insomma, io non vengo dal circo, quindi sono imparato a imparare chiunque. Non è detto comunque, quando ci si trova nella stanza di tirare sulla schiena, di riprendere il movimento così. Ci sono diverse retinate che hanno il manubrio qui, quindi io pedalo e il manubrio qua sotto. Onestamente non le ho mai provate, onestamente non ho voglia di provarle, sì, ma di usarle no, anche perché in questa posizione immagino che imparare sarà più difficile. Comunque esistono, vengono usate, eventualmente può essere un passo successivo. Questo è un passo lungo compatta, adesso qui ho già corredato di borsa, portoggetti e vari manicoli, perché questa è la bici che uso di più. C'è chi la definisce semi-reclinata, perché i pedali sono abbastanza in basso rispetto alla seduta, e perché lo schienale è abbastanza eretto, però se la confrontiamo con la pieghevole di prima, con una bici da corsa, è comunque classificabile come reclinata. Perché il passo lungo? Perché nelle prove che ho fatto e nel confronto tra il modo di guidare questa bici e quello che ho mostrato poco fa, questa mi è risultata più facile, più semplice, più sicura, soprattutto dal punto di vista della frenata, per quanto riguarda la facilità, anche se ho la schiena appoggiata allo schienale, per questo movimento in certa misura lo posso fare molto rapidamente, molto facilmente, senza bisogno di staccarmi e tirare su tutto il mio peso. Quindi io su questa bicicletta qui parto direttamente, non guardate che cosa ho fatto i pedali perché io sono allergico alle tacchette, ma un appoggio per il tallone, insomma, la posizione reclinata è sempre comodo. Con la sola accortezza, avendo il passo lungo e il canotto di sterzo piuttosto inclinato,
di fare movimenti sul manubrio più pronunciati che sulla piede, ho dimostrato prima, se questa resistesse da solo, anche così. Adesso sto usando una mano solo addirittura, se ne tenevo entrambe, è assolutamente istantaneo, immediato, facilissimo, intuitivo. Poi in realtà ho visto qualcuno, ho fatto provare qualche amico e collega, qualcuno si è trovato in difficoltà pure con questo. Probabilmente perché io in realtà l'ho già imparato sull'altra reclinata e quindi anche con la schiena ben appoggiata sullo schienale ho imparato a governarlo subito privilegiando il movimento del manubrio a quello del corpo sulla bici. Però la rapidità con cui si può fare così e muovere tutta la bicicletta in questa maniera sicuramente rende più rapido imparare che sull'altro. Spero che questo intervento sia stato utile. Si può fare un po' di impegno, un po' di pazienza, ascoltare le indicazioni di chi ha imparato prima e sicuramente partire con la schiena staccata dal sedile in maniera progressiva. I miei migliori auguri per l'ingresso nel meraviglioso mondo delle bici non più obsolete per le regole dell'UCI. Ops, forse non dovevo dirlo. Ciao!